15 build! La va a prendere! Ne prende un'altra! Preda! C'è un refresh! Una macchina da guerra! Una macchina da guerra, Preda! Ci sta facendo sognare! Amici di Fortnite, amanti del competitive, bimbi glicemia e creative warrior, buonasera, buonasera e benvenuti alla fase finale delle Grand Finals di queste FNCS 2024 di Fortnite, ragazzi. Il momento è giunto. Hanno combattuto, erano in migliaia, ma che migliaia, erano in miliardi, no sto scherzando, erano in migliaia, che hanno fatto una valanga di selezioni partendo dalle Open, passando ai quarti, arrivando alle semifinali e staccandosi un ticket per questo weekend, ragazzi, per questa 2 giorni di fuoco, letteralmente. 12 le partite che distanziano i possibili vincitori dal prize pool di $170,000 da splittare in due. Prize pool totale circa $1 milione. Se non ricordo male, uno dei prize pool più alti in assoluto della categoria di Fortnite, ovviamente, secondo solo a quello delle World Cup. Allora il prize pool era 3 milioni, se non ricordo male, o qualcosina addirittura in più. Ovviamente domanda importantissima che tutti ci facciamo: ci sono italiani? Sì, ne abbiamo ben 8, ragazzi, ne abbiamo ben 8. Darky e Darkitz, Rickbor e Ark, Preda e Baffo, Gabix e Beluso. Perché da dietro c'è un solo, ha detto Preda. Dovrebbero andare. Stay together, gli dice il coach. State assieme, giocate insieme. Dai ragazzi, giù. Nuova pad. Vado giù. E si va. Attenzione, Baffo qua. Oddio. Vieni a sinistra. Passi monito. Cazzo! Questa è brutta, raga. Baffo non si è accorto che c'era l'angolino del pavimento editato. Gli ha fatto bloccare il salto e Dioxy Ace ne ha approfittato. Kingu intanto inquadrato che cerca di tirare le pompate contro Vox e qua si fa una double da solo Pablo, ragazzi, pazzesco, avanti a seguire, è più di uno il medikit, quindi Pablo può andare avanti. C'è Nate dall'altra parte che si stava curando, mamma mia, attenzione, c'era lì Nate che stava bendandosi anche lui, hanno aspettato tutti e due prima di spararsi e hanno fatto un gentleman agreement, non si sono sparati. Il low cercando di claimare tutta la parte più vicino al bordo safe, tutta la parte più edge. Siamo all'ultima safe, ragazzi, ci sono 12 giocatori a un minuto dalla chiusura totale della zona. Pablo Wingo, due pompate pazzesche, ragazzi, incredibile, prende il knock su Merstach, deve solo aspettare di prendere il finish e lo va a prendere in questo momento. 6 kill, ragazzi, per Pablo, sono 36 punti. Oh mio Dio, che pompata su Quisi! Pablo Wingo, una macchina da guerra! Attenzione, di nuovo, su Kiro! Wow! Wow! Mamma mia! 3, 2, 1. Bello! Merda, vediamo se lo tirano giù! Mi vuol. Dai ragazzi! Arriva, lo pincio. Arriva Meto. Non posso lasciarli curare! Baffo e Preda! L'agguato! Dai ragazzi, bello il knock! Dai ragazzi! Dentro! Lo faccio solo per vedere la finale senza pubblicità. Dai Baffo! Manco niente del Baffo! Non può farlo scappare! Buonasera, Axe Dejax Voips Lovlol! Ah, lo faccio solo per vedere la finale senza pubblicità. Va benissimo!
qua? Attenzione, perché bisogna andare a prendere questo. Questo finish. White, let's go, dai. Via. Si vocifera che il preda abbia contato e sappia esattamente il numero di mattoni che compongono le pareti di Ruined Reels. Non sappiamo a cosa serva, ma lui li ha studiati. Ah sì, hanno fatto 12 punti. Sì, sì. Oh! Oh! Wow! Ragazzi, ma Beavis che cazzo sta facendo? Un momento. Vadelle e Rezon scendono per kill. Sono tre team rimasti. La prima pompata di Rezon. Miskri non ce la fa. Rimane solo Vadel da solo. Vediamo se riesce ad almeno prendere la top 2. Lo hanno beccato. E adesso è un 2v1. Vadel non può fare più niente. Non può neanche curarsi. Scende. La pompata! Vadel! Wow! Nice! Forza preda, forza baffo. No, non li sanno che io. La torre la faccio. Si vanno a farmare ancora i materiali più veloci. Le rocce, no, quelle incastrate nel terreno. O quelle che sporgono. Baffo deve assolutamente recuperare ancora un po' di roba. Qui ce n'è un'altra. Che comunque, come vedete, danno oltre 100 di mazz. Quindi, una volta che ne hai farmate 5. Oh, c'era un tipo che gli ha fatto l'agguato. Porca troia! Bravo preda! Figa, c'era un tipo lì fermo! Dai baffo! Ce l'ha il big! Porca troia! L'ho visto anch'io! Attenzione, perché adesso è di nuovo un 2v2, si sono riuniti entrambi! Non possono livare più oramai! Questo è un fight da fare! Baffo cerca il predict, non arriva il prefire. Impatta sul pavimento. Cerca di holdare. Bravo Baffo che tiene. E qua ancora niente da fare. Intanto preda sta espandendo dietro. Dai ragazzi. Sono due team adesso che si sono avvicinati. Buono. Bisogna andare a prendere la cash, ragazzi. Dai. Ah no, ok. È spawnata la cash loro. Metti il cono. Messa malissimo. Rimettila. Veloce. Dai. Sono andato io. Il baffo è partito, riesce a spostarsi. Non c'è molta coordinazione oggi. Non capisco qual è il problema. Comunque stanno andando verso la loro cash. 100 metri per aprirla. Sarebbe veramente god prenderla. Soprattutto per il metallo. Sì, forse muoio. Vengono sparato da sinistra. Devi venire qua, devi tornare qua. No, cazzo, prede pushato. Preda non può fare niente. Sono splittati, raga. Anche quello è noioso. Sto passando in mezzo a tutti come un coglione. Dai, preda. Vediamo se Preda ce la fa. È veramente pericolosissima questa play di Preda. Che sta letteralmente passando in mezzo. Ma nessuno lo tagga, quindi buono. E apparirà l'isola. No, ma veramente, ragazzi, se fai una win con 10 kill, vai in top 10. Veloce, top 10, veloce, no. Però vai in top 15. Top 15 sono $10,000, raga. Attenzione a non fare l'errore di prima, perché Baffo prima è morto per un errore. Bravissimi! Se vogliono andare veramente sull'isola, vanno per l'isola. Dai, ragazzi. Sta salendo anche Baffo. Prendi solo box e basta. Vogliono tentare. Probabilmente la utilizzeranno poi per la rotation. Quindi in realtà non sono interessati ad andare a fightare la duo che sta recuperando la bandiera. Come ci proveranno a fightare dopo? Raggruppiamoci alla casa dopo. Devono assolutamente raggrupparsi. Esatto. Faccio perdere solo tempo. Dai, ragazzi. Allora, Fizz fresca. Buonissimo. Hanno trovato uno champagne nuovo. Baffo continua a farmare. Oh, Baffo è sempre senza mazz. Minchia, sempre. Li ho chiusi. Attenzione, subisce un tag. Poi può recuperare in realtà palazzo, un forziere. Vieni al palazzo. Bisogna andare al palazzo. Baffo lo chiama. Scusatemi, preda lo chiama. Baffo lo sta raggiungendo. I mazz che hai farmato prima li hai consumati adesso per boxarti, raga. Devono stare ancora attenti. Ora bisogna assolutamente recuperare di nuovo. Quei 250 unità di mattone utilizzati.
Prende giù, non ci credo. 38 che mesi. Bella Shuk, sono vabbè, tornato. Xuder Pro 4, Xuder Pro 4, Xuder attenzione. Pro 4. Dai baffo. Dai baffo. Minchia, si è messo veramente in un brutto posto. Niente, centratissimo, bravo qui ad aprire sotto il pavimento e a tentare la pompata che purtroppo non entra. E poi qua c'è un tag white, bella qua intanto la pompata su Ping, va preso subito il confirm per mettere in saccoccia altri 4 punti. Thomas rimane un po' in Haig. 10 giocatori su... Oh! Thomas che le anda letteralmente in testa a Pixie e prende la double su Vico. Qua non poteva fare niente. Sangli De Marius da soli sotto. 15 build. Riescono a prendere anche la kill su Slosey. Sono 4 i team, 5 giocatori. Quisi là in alto da solo. Pazzesco ragazzi, Quisi rimane in Haig. Marius muore. Sanglid anche lui in Ilof. Sanglid, Saphir e Quisi. Tutti e tre in Ilof. Vediamo chi vincerà, chi ne ha di più. È Quisi che si sposta intanto. Sanglid ha finito tutto. Vediamo se Quisi la tiene. Attenzione, un altro medikit. Non poteva utilizzarlo. Non può aspettare, non può aspettare. È giusto che abbia sparato. Vai, 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 ragazzi. Dentro così, dai, vaffanculo. Dai, vaffanculo. Dai, vaffanculo, bene così. Aspetta. Portalo qua, fai un altro box, con calma. Perfetto, vai. Dentro qui, campera sulla schedina. Niente, campera sulla schedina. Niente, il prede gasato, il prede gasato, raga. Adesso subito di prede, di baffo. Rimangono molto Haig. Devono trovare... baffo rischiato tantissimo! Porco Diaz, porco Diaz! Oh. Niente, niente, niente. Setti, setti, figa. Setti. Preda da solo. Deve cercare di fare qualcosa. Dai, preda. Ormai giustamente non parla più. Fa tutto da solo. Bravissimo il preda qua a fare l'edit triplo della piramide per evitare di farsi vedere. Dai, grazie Dio. Avanti. 127, preda non si muove. Prende la top 16 in questo momento e poi si loffa. Dai preda. Dai preda. Bella la rampinata. Bellissima la posizione. Notevole, notevole. Piano preda. Piano preda, guarda tutto, guarda tutto. Bello! L'ha presa? Figa, non l'ha presa. Peccato. Ottime queste rampinate, ottimo il preda. Non dice una parola, top 15. Top 14. Dai preda! Dai preda! Top 14 del preda! Da solo può fare ancora qualcosa a 16 build. La va a prendere, ne prende un'altra preda. C'è un refresh, una macchina da guerra, una macchina da guerra preda, ci sta facendo sognare. 158 punti, top 11. Difficile. Bravo, bravo. Preda, tra l'altro, qua senti, qui si continua a tirare pompate incredibili. Oh mio Dio, la double di Quisi su Setti e Kami. E poi non può fermarsi, non può essere taggato dalla safe. Rimangono 3 team, 5 giocatori. Kidu, c'è Sky davanti. Sopra Giannis e Flixi, 2v2. Kiro e Kidu contro Flixi e Giannis. Vediamo come la gestiscono. Like è veramente buono da parte di Flixi. Ci si rialza ancora di un layer. Si cerca le pompate, arriva il knock e chiudono. Vai.
3, 2, 1, vai. Si va. Li pushano? Dentro, 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 dentro. Sopra? Box? Puttana Eva. Vai, vai, vai. Sì, minchia baffo, minchia baffo. Ragazzi, non fate ste porcate, ragazzi, non fate ste porcate. Queste sono proprio porcate però, raga. Che bello incazzato, raga. Metti da sinistra? Sì, perché le kill alla fine arrivano, raga. Se non ci vede, perfetto. Gli luciamo tutta... Lascia tutta Rekkles, lui lascia tutta Rekkles. C'è chi non me lo prende i colpi. Fantastico. Minchia, Preda sa esattamente che cosa fanno tutti gli altri giocatori. È pazzesca sta roba, è pazzesca. Lui sa che Giannis non va a lottare quella parte lì di Rekkles per qualche strano cazzo di motivo. Ampolla? No, spacca l'albero, spacca l'albero. Tanto che ci giappano, forse ci giappano. Porco Diaz, li hanno giappati sul serio. Esci, curati, curati, holdo io. Bravo, baffo. Vediamo, forse non li inseguono, forse non li... giocavo in porta. Attenzione. Niente, gli entra da sopra. Questo fight era meglio evitarselo, però... Preparare la crash. Certo, Dalan. Assolutamente sì. Non gli piace prendere questa pad. Niente, si va, dai, si va, vai, vai, vai. Le hanno consumate tutte, però riescono comunque a rientrare. Bravi. 24 di vita, però. Baffo deve stare a te. Baffo, non è missare gli edit. 40 di vita, 30, 25, 20, 15, 5. Non ci credo. Preda ancora in safe. Da solo. Non ho ancora scelto Cook. Abbiamo trollato tutto, tutto quello che si potrebbe aver trollato. Sono d'accordo con Preda. Sono d'accordo con Preda. Hanno trollato tutto quello che si poteva trollare. Attenzione, baffo che entra, cattivissimo! E qua è l'ingresso finale di baffo che ci lascerà. C'è un altro team. Qua c'è un altro team. Non ci lascia, non ci lascia, non ci lascia, bravo baffo! L'ha cecchinato ora. No, non tenuto. Scusi, Roccia, stia lontano. 300 mazza ancora. Peccato perché 111 below. Finisce così l'avventura di Preda e di Baffo per questa FNCS. Non è una rotation facile, sono vivi ancora, ragazzi. Thomas Equisi, 630 punti. Merstach e Malibuka, 628 punti. Mentality, mentality. Bella la pompata di Thomas! 636 punti, la kill su Dabwell, Quisi è andato. Io ho 1500 patatine se vincono Merstach e Malibuka. Attenzione, sei putrica quello, se si putrica quello che gioco così. Attenzione, dai, dai, è la chiusura, è la chiusura. Malibuka e Merstach. Bello questo 104, la pompata! Incredibile! Kiro e Kidu, siamo in chiusura! Siamo in chiusura! Continuano ad andare a prendere, Malibuka ancora vivo, Merstach ancora vivo. 32 giocatori alive, 19 le due rimaste! Noccato Malibuka! Da Rob Kebab! Non ci credo! Vedo i miei 1500 bits volare. Merstach da solo. Merstach da solo. Non so cosa possa fare. 30 giocatori alive, 18 team. Tutto nelle mani di Merstach. Attenzione! Pompate violentissime, non ce la può fare! 4 di vita Merstach! Rimane vivo e muore così. Perso 1500 patatine. Kiro e Kidu ancora dentro. Dovrebbe essere comunque sufficiente il punteggio. Malibuka e Merstach vincono le Grand Final delle FNCS di febbraio 2024. Incredibile. Kiro ancora inquadrato e si prosegue. Dai ragazzi, dai ragazzi,
Incredibile. No problem, si prosegue con Kirol che deve fare il tutto per tutto. Dai ragazzi, dai ragazzi. Io ho pronosticato prima che iniziasse ieri il primo game. Vincono Merstach e Malibuka. Preso. Preso. Mi sa che ha vinto Quisi, dice Tacci. Intanto Kiro ancora inquadrato. Malibuka, se avesse vinto lui, cosa che dovrebbe aver fatto, vince $85,000. Con calma, 10 alive, 6 team, 8 giocatori, 5 muore Kirol, Noms e Cringe, Inaig, Marius e Sanjild. Aspetta, aspetta che sono 6 giocatori rimasti su 4 team. Con calma, questa è la parte finale dell'FNCS. Incredibile! Cringe, Inaig con Noms. Marius cerca di salire per Aig, poi in realtà non ce la fa. Quindi rimane nascosto un attimino, 533 punti per Marius. Tenta una pompata, non se la vuole rischiare. C'è Andilex dall'altra parte, attenzione dall'Aig che potrebbero dargli fastidio. Non può fare più niente, esplode! Andilex e 6 contro Cringe, Noms. 2v2! Attenzione! Siamo in chiusura! Dai ragazzi! Dai ragazzi! La pompata va giù, Day! Alziamo le mani! Andilex in heal off! Pazzesco! È iniziato un po' troppo presto, Andilex! Muore Noms! Andilex da solo, non ce la può fare, Ilof contro Ilof. Cringe deve scendere, ne trova un altro, non lo prende, ce la fa, attenzione, rimane Andilex e chiude. Wow. La classifica aggiornata, Merstach e Malibuka vincono le Grand Final, 649 punti, 6,48 Quisi e Thomas, 5,96 Kiro e Kidu, i nuovi vincitori, Merstach e Malibuka, gli italiani ragazzi, Dark e Darkitz, 31esimi con 246, Belusi e Gabix, 42esimi, Predebaffo 43esimi, Rickbor e Ark ultimi. Signori, io spero che vi siate divertiti tanto insieme a me a guardare le FNCS di Fortnite. Vi mando quindi un abbraccio grandissimo, un bacione. Noi ci rivediamo domani mattina sempre qua alle 8:30. Statemi bene, ragazzoni! A domani! Ciao!